Amici e amiche carissime, bentornati. Seconda puntata della trasmissione dedicata a rispondere alle vostre domande, chiarimenti, dubbi sulla Divina Volontà, ecco, così come narrata, spiegata, rivelata da Gesù attraverso gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, 36 volumi denominati Libri di Cielo, Libro di Cielo. Allora, la prima domanda è la seguente, di Vannigio 86. Buonasera Don Leonardo, si può essere tentati anche nei sogni dopo aver chiesto la Divina Volontà di venire nel nostro sonno? Allora, nessuno di noi può sapere con certezza queste cose, ecco, quindi noi possiamo fonderci con la Divina Volontà, possiamo unirci alla Divina Volontà prima di andare a dormire, perché anche l'atto del nostro dormire sia divinizzato. Che questo, diciamo così, ipso facto ci ponga al riparo e al sicuro da eventuali tentazioni, io non lo so affermare e non lo posso affermare con certezza, insomma, quindi perché se questa cosa certamente Dio la facesse, come dire, funzionare al 100%, si potrebbe presumere che sia così, ma noi non sappiamo se questa cosa funziona al 100%, soprattutto per quello che c'è dentro di noi, quindi non si possono, diciamo, almeno a mio avviso, per quanto ne so, per quanto mi sembra di comprenderne, non si possono, diciamo così, azzardare facili, come dire, previsioni. Ah, se fai questo, stai tranquillo che dormirai tranquillo al riparo dalle tentazioni, insomma. Io non mi la sentirei, insomma, di dire questo, non per dubbi sulla potenza della Divina Volontà, ma evidentemente, come noi sappiamo, bisogna vedere quello che la Divina Volontà trova dentro di noi, d'accordo? Ecco, è come la grazia santificante, insomma, no? Bisogna vedere sempre quello che trova. Bambini 4, che si firma come Gian Maria, dice: buonasera Don Leonardo, è indifferente che giri l'atto preventivo di fusione eccetera siano fatti a mente oppure vocalmente, grazie. Per quanto riguarda queste cose ritengo che sia molto indifferente, perché la vocalizzazione della preghiera ordinariamente è prescritta dalla Chiesa in alcuni atti ed è richiesta soprattutto per dare maggiore forza alla preghiera, oppure nelle forme di preghiera comunitaria, oppure è sempre da vocalizzare la preghiera quando è richiesta l'acquisto di un'indulgenza in forza di quella preghiera, perché pregare a voce è un po' più faticoso, ecco, cioè, perché oltre che a metterci, come dire, il pensiero, devo metterci anche la parola, no? La parola pronunciata e l'articolazione delle parole. Parlare è una piccola fatica, per questo che quelli che parlano troppo, insomma, non so chi glielo faccia fare, no? Chi si affatica un po', come dice San Paolo nel Nuovo Testamento, nella predicazione, sa, questa sera me l'ho dimenticato purtroppo, di mettermi un pochino d'acqua vicino, perché parlare a lungo ti fa stancare un po', e proprio parte il fatto che la voce cala, no? Ecco, ma è proprio una cosa che stanca un pochino di più. Però, ecco, nella Divina Volontà noi impariamo, se ci viviamo bene, insomma, che Dio non soltanto vede anche un pensiero, Dio vede anche un minimo movimento del nostro cuore, non c'è assolutamente nulla di ignoto, né a Dio, né alla sua Santissima e Divina Volontà, quindi che io mentalmente al volo faccio un atto di fusione, ecco, supponiamo che adesso mi fossi dimenticato di farlo prima di iniziare questo nostro colloquio, non me lo ricordo adesso, mentre sto parlando, io penso, dico, Divina Volontà mi fondo in te, quindi al volo, pensandolo, Dio ha sentito e questo, diciamo, immediatamente lo fa. Vannigio 86, nel regno della Divina Volontà sono banditi tutti i mali e verranno tutti i beni. Ma questo è il momento che abbiamo detto sì, oppure quando verrà il regno sulla terra? Da quello che si capisce dagli scritti, le promesse, diciamo, più forti sono legate all'avvento del regno della Divina Volontà sulla terra, quindi non legate, diciamo così, all'esperienza del singolo in quanto tale.
Certamente l'esperienza del singolo in quanto tale, essere vivere immersi e fusi nella divina volontà, comporta già da adesso l'acquisizione di certi beni, no? Però che si tratti di regno della divina volontà, per esempio, c'è una parte degli scritti dove Gesù avverte che con l'avvento del regno della divina volontà, i morti stessi. La morte ci sarà, perché è una conseguenza ormai ineluttabile del peccato originale, ma la putrefazione post mortem, secondo Gesù, dice di no. Però, quando hanno riesumato il corpo di Luisa stessa non era incorrotto. Eccoci, quindi, oh mamma mia, non è mamma mia, perché ci sono queste grosse, diciamo così, promesse, diciamo così, di riduzione molto, molto sensibile degli effetti più devastanti del peccato originale a quello che è dato di comprendere degli scritti, sembrano legate non alla singola persona, ma all'avvento di questo regno della divina volontà sulla terra, che ci sarà, a quello che dice Gesù. Non sappiamo quando, ma essendo decretato, è solo questione di tempo. Lo vedremo noi che io ho quasi 50 anni. Speriamo, ecco, qualcuno sicuramente lo vedrà, e se non lo vedremo dalla terra, lo vedremo dal cielo. Melinda Mela ha una domanda lunghetta che la scrive a pezzetti. Mi pare di capire dagli scritti che non dobbiamo pregare per noi, ma nemmeno. Va bene, poi continuerà. Buonasera, padre Pilato, visto che si è lavato le mani doppiamente responsabile agli occhi di Dio. E poi si sa se Barabba si è convertito. Allora, Michele, qui non rispondiamo a domande se non domande attinenti al tema della divina volontà. Ho fatto un'eccezione la volta scorsa, faccio un'eccezione questa volta, una sola, e una alla terza puntata. Dopodiché non le faccio più perché bisogna essere, come dire, cioè questa trasmissione è riservata alle persone che sono interessate ad approfondire e a crescere nella conoscenza del dono della divina volontà. Queste domande vanno fatte all'altra trasmissione in diretta Instagram che si chiama Don Leonardo risponde e che ordinariamente viene trasmessa il lunedì. Comunque, il programma delle mie attività, diciamo così, apostoliche online, che non è molto diverso da quello che c'era prima dell'emergenza Covid, insomma, perché da diverso tempo, insomma, che condivido online ciò che era tipico della mia attività sacerdotale, lo si può trovare sul mio sito web www.leonardomariapompei.it e nella sezione dedicata, appunto, c'è un link nella home page che dice inserito il nuovo calendario delle attività settimanali di Don Leonardo. Si clicca sopra e si va direttamente collegati alla zona dell'agenda dove ci sono orari e luoghi dove trovare la mia attività apostolica, oppure sulla mia pagina Facebook, oppure sul mio canale Telegram. Chi vuole, come dire, entrare nel mio canale personale Telegram deve, da Instagram, mandare un messaggio privato chiedendo il link per entrare nel canale di Telegram e gli amministratori glielo forniranno. Così saprà tutto. Allora, Pilato non è doppiamente responsabile, Pilato è meno responsabile a quello che dicono i Vangeli perché era un pagano, non poteva rendersi conto, e Gesù stesso dice: chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Pilato è gravemente responsabile perché il gesto di lavarsi le mani non lo esime dalla responsabilità che aveva, perché di fatto facendo quella cosa lui sa di aver consegnato nelle mani di chi l'avrebbe ucciso, una persona che lui sapeva essere innocente. Per lui Gesù era un essere umano normalissimo come tutti gli altri, ma aveva capito che era un buono odiato per ragioni di invidia e si è voluto chiamare fuori, quindi facendo un gesto dice: non sono responsabile io, siete responsabili voi, ma non poteva farlo perché un magistrato non può farlo. Cioè, se il magistrato dice pensateci voi, gliel'ha consegnato lui nelle mani Gesù, quindi non è innocente, ma non è certamente doppiamente colpevole. Se Barabba si sia convertito, io non ne so assolutamente nulla, insomma, io personalmente, quindi so che ci hanno fatto qualche film, insomma, non lo so. Ecco. Si dice che invece quello che ha interpretato Barabba nel film di Mel Gibson,
diciamo una facezia. Lessi un articolo tempo fa che forse era una persona, non mi ricordo, non vorrei adesso offendere nessuno, non mi ricordo se era una persona lontana da Dio che poi si è avvicinata, oppure che era, come dire, un cattolico all'acqua di rose e che attraverso l'interpretazione si era un pochino più avvicinato. Comunque interpretare Barabba gli ha fatto bene, insomma, no? Melinda Mela continua la domanda, dice: non dobbiamo pregare per noi ma nemmeno sui nostri peccati e difetti, non gliene dobbiamo parlare a Gesù. Allora, allora Melinda, aspetti, Mela, allora, cominciamo subito a comprendere una cosa. Dentro il mondo della divina volontà, schemi, regole, ferre, rigide, a quanto io ho potuto imparare, non ce ne sono, d'accordo? Niente di diverso da quello che abbiamo tutti quanti noi cattolici, d'accordo? Quindi i 10 comandamenti sono uguali, d'accordo? I sacramenti sono uguali, le preghiere sono uguali, d'accordo? Ecco. È chiaro che quando si entra nella divina volontà piano piano si comprende che la forma più perfetta di preghiera è esattamente unirsi alla preghiera di Gesù e di Maria. La Madonna e Gesù non pregavano per altro che venisse il regno della divina volontà sulla terra e che tutti gli uomini la facessero, d'accordo? Perché se uno ci pensa, questa è la preghiera assolutamente perfettissima. Pregare sui nostri peccati e difetti, che significa? Significa chiedere al Signore che me li tolga, ma perché me li tolga? Perché se io ho peccati e difetti non faccio quello che lui vuole, faccio quello che voglio io, d'accordo? Ecco. Ma parlare a Gesù, parlare con Gesù si può e si deve parlare assolutamente di tutto, quindi si scopre, anzi si coltiva un rapporto intimo, diretto e personale che spesso e volentieri, quando si ha magari un rapporto molto molto mediato con il Signore, quindi si fanno soltanto le preghiere a formule, ci si ricorda del Signore soltanto in occasione di circostanze rituali, che ne so, messe, sacramenti. Dico, ho letto oggi un articolo sempre da parte di qualche vescovo e ho anche postato un video molto bello di padre Livio dove giustissimamente dice: in questo tempo è un tempo fondamentale, perché tutti quanti noi che stiamo a casa vediamo un po' adesso che rapporto c'hai con Gesù, d'accordo? Perché è vero, cioè ci sono, voi sapete che in circostanze normali molta gente dice: ah, ma padre, guardi, lei a me non mi vede in chiesa perché io me lo prego a casa mia Gesù, cioè, questo è un modo per dire che, d'accordo, voglio vedere poi in quanti pregano a casa, però adesso in chiesa ci possiamo andare, quindi lo prego io in casa mia veramente Gesù. Il fatto che non ci si può confessare adesso, no? Ma la conferenza episcopale ha dato delle indicazioni, voglio proprio vedere chi le fa, ma sapete che se uno le fa adesso, quando poi si riconfesserà, ma si confesserà molto meglio di prima, d'accordo? Perché la confessione non è, entro in chiesa, vedo la lucina rossa, dico: ah, fammi confessare, entro lì dentro, so manco io quello che devo dirgli al prete, non so nemmeno se poi glielo dirò qualche peccato, se gli dico generalmente in forma molto molto soft, con 100.000 giustificazioni, se no anziché dirgli peccato mi sfogo dei problemi che ho, quella non è una confessione quella lì. Le confessioni così valgono poco. Sapete come si confessa adesso? Ti metti davanti al crocifisso, d'accordo? Cominci a parlare con Gesù, perché i peccati tu li fai davanti a Lui, d'accordo? I luterani dicono: mi confesso davanti al Signore, ma quando uno dice mi confesso davanti al Signore, non si confessa per niente. Mettiti davanti a Gesù, apri il cuore, mettiti davanti a Lui, comincia a pensare bene a tutto quello che fai, dialogando con Lui. Piace a Gesù quello che tu fai, vedilo a tu per tu tra te e Lui. Vedrai quante cose che escono fuori. Dopodiché tutte quante le molte cose che usciranno fuori, gliene chiedi perdono a Lui. Dici l'atto di dolore davanti a Lui, con il proposito che quando tutto sarà finito vado a fare questa stessa confessione, che vedrai come sarà fatta meglio dal ministro che lui stesso ha designato per rimettere i miei peccati, magari, d'accordo? Quindi come non si può parlare con Gesù? Si deve parlare con Gesù, perché se si avvicina alla divina volontà si impara proprio a pregare in maniera spontanea, libera e proprio in un rapporto personale d'amore con Gesù. Per cui con Gesù si parla assolutamente di tutto, d'accordo? Quello che uno voglia parlare.
Ho letto tutto il libro di Cielo, scrive Massimo Coramusi, ed è davvero, come dice lei, tanta roba. Mi chiedo però come l'umanità, con tutta la propria miseria, possa entrare a vivere nel fiat santificante senza un intervento dell'Altissimo. Allora, queste domande, l'intervento dell'Altissimo, a quello che si capisce, ci sarà, d'accordo? Quindi questa non è un'operazione... Allora, il video che ho postato oggi di Padre Livio, io sono convintissimo, per esempio, di una cosa. Voi sapete, qui abbiamo Fatima, che la Madonna promette: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Abbiamo tutto quanto il mondo di Medjugorje, che è connesso sicuramente con Fatima, per quanto mi riguarda, anche se non ha ancora l'approvazione ufficiale della Chiesa, dove la Madonna afferma che questo mondo è posseduto da Satana, d'accordo? Non ci vuole che lo affermi la Madonna. Che ci saranno delle purificazioni che porteranno verso una nuova era di pace. Trionfo del cuore immacolato, nuova era di pace, e regno della divina volontà. Quindi sono connessi tra loro? Secondo me sì. Secondo me sì. Quindi anche questa situazione che stiamo vivendo, che deve essere vista dentro questa prospettiva, quindi come un gesto di, come dire, un intervento divino finalizzato a cominciare un percorso che ci porti verso una nuova era. Ci deve mettere mani il nostro Signore, perché tante cose, come sta messo il mondo adesso, io tante sono anni che lo dico, insomma, nei miei interventi, nelle mie cose, non ci possiamo fare niente, d'accordo? Cioè, quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo, per ora, è quello che diceva Santa Teresa di Calcutta: vuoi cambiare il mondo, diventa santo tu. Per carità, benissimo. Non hai la possibilità di cambiare l'Italia, non hai la possibilità di cambiare la Chiesa, d'accordo? Allora che devi fare? Pensa a santificarti, prega tanto il Signore che intervenga, vivi in grazia e stop, d'accordo? Perché cioè, il dilagare dell'iniquità è talmente grande che adesso è difficile porvi argine. E non soltanto a noi poveri peccatori, a noi poveri comuni mortali, a me che sono insomma l'ultima ruota del carro della Chiesa Cattolica, insomma povero parrocchetto sperduto in un paesello di 800 anime, insomma, no? Ma a volte anche per chi avrebbe potere di decidere, perché alcune situazioni sono talmente incancrenite, sono talmente proprio strutturalizzate, che adesso veramente metterci mano è complicato. Per cui chi ce le mette le mani qua? Ce le può mettere soltanto Domine Dio, perché non è che noi non vogliamo, io personalmente cioè, avrei tanta voglia di fare tante cose, ma che facciamo? D'accordo? Cerco di fare malamente, poveramente, quello che posso, quello che riesco, quello che... Però... Quindi certamente che ci sarà un intervento dell'Altissimo, sicuramente l'intervento dell'Altissimo è già misteriosamente, e forse diciamo che da questa atipica Pasqua, oggi ricorre un mese dal famoso lockdown, ricordo benissimo proprio verso quest'ora arrivò la comunicazione accorata del mio caro Vescovo, che non lo dico per captare la benevolenza, insomma, perché gliel'ho detto anche a lui personalmente, ma io sono rimasto edificato cioè, dalla sofferenza, dalla partecipazione, dall'equilibrio e anche dall'accuratezza sofferta con cui poi evidentemente anche lui ha dovuto prendere dei doverosi provvedimenti. Ma ricordo insomma quando ci comunicò questa decisione insomma delle celebrazioni a porte chiuse, lo fece con una comunicazione dove proprio traspariva il dolore di un cuore di pastore sinceramente addolorato. Ecco, quindi è passato un mese adesso da questo, no? Quindi stiamo vivendo qualche cosa che ci sta già in parte chissà quanto, insomma, cominciando a dare una regolata. Poi vedremo, insomma, non credo che ci sarà soltanto il Covid, insomma, quindi vedremo, insomma, quello che il Signore ci riserva. Ma quello che il Signore ci riserva è sempre da leggere, come ho scritto in un articolo nei giorni scorsi, che sta ancora sul mio blog, dice, ma che cosa fa Dio? Dio che fa? Castiga, corregge, punisce? Come dice, o
ama. E la risposta esatta è l'ultima. Perché anche quando ci sono le prove, anche quando ci sono le purificazioni, chiamiamole come ci pare, i castigo, tutto quello che vogliamo, in realtà sono atti di amore di Dio nei nostri confronti, sempre. Atti di amore finalizzati alla nostra liberazione dal potere di Satana, che adesso fa ancora nel mondo il bello e il cattivo tempo. E sta storia non può essere. E da soli liberarci da questa cappa non ce la facciamo più. Non ce la faremo. Ecco. Figuriamoci un'opera tanto grande come l'avvento del regno della Divina Volontà. Per questo che un'operazione importantissima è compiere gli atti, invocarlo il regno della Divina Volontà. Perché il regno della Divina Volontà arriverà sulla terra quando sarà colmata, come è successo per l'incarnazione, la misura degli atti richiesti, anche le preghiere, le invocazioni, perché una cosa così grande scenda sulla terra. E qui c'entriamo anche noi. Allora, Roberto Giacomini, chi soffre di ansia e depressione sconsiglia questo cammino? Questa è una domanda un pochino delicata e articolata, perché quando si hanno delle, come dire, patologie o dei disturbi legati alla sfera della psiche, purtroppo. Per il principio aristotelico, ecco che omnia recipitur ad modum continentis, cioè che tutte le cose che noi viviamo, riceviamo, le riceviamo nella modalità con cui è fatto il nostro contenitore. Per cui, in certe, come dire, patologie di cui io non sono esperto, ma che fenomenologicamente le ho imparato a conoscere perché ho avuto esperienza nella mia vita di sacerdote di cose di questo genere. Per cui, quando c'è un equilibrio psicologico al di sotto, tutti quanti siamo un po' mezzi pazzerielli. Questo ci dobbiamo mettere l'anima in pace, d'accordo? Il perfettamente normale non esiste. Però, diciamo così, c'è un sostanziale equilibrio che si può avere. Ecco, quindi, quando c'è questo, diciamo così, quello che si vive, lo si vive in maniera fondamentalmente equilibrata. Anche le cose religiose, purtroppo, le cose religiose sono in se stesse buone, ma possono essere, come dire, vissute in maniera non consona, d'accordo? Per esempio, quando ero giovane, giravano per le mie città delle persone che riconoscevano tutti quanti, no? Quindi che avevano avuto delle bruttissime esperienze di vita. A un certo punto, o si erano messi a leggere la Bibbia, o si erano messi, avevano incontrato un movimento X, un movimento Y, quindi si erano mezzi invasati, poverini, e passavano il tempo andando a prendere di petto in giro la gente a predicargli e fare tutte queste cose qui, no? Cioè con degli atteggiamenti evidentemente assolutamente non consoni, abnormi, no? Che passavano semplicemente per tocchi, insomma, no? Allora, che è il Vangelo che fa male? No, non fa male il Vangelo, è che quel poverino, avendo una situazione, come dire, umana, psicologica, già compromessa dalle botte, ha ricevuto il Vangelo in quel modo lì, d'accordo? D'accordo? Quindi questa è una cosa che è evidente che in linea di massima, quando si hanno delle situazioni oggettive labili, ecco, quello che si chiama, diciamo così, una situazione di psicolabilità, occorre essere prudenti, quindi bisogna sempre tutto quanto mantenere entro un certo limite, quindi la moderazione, ecco. Certamente una personalità non sana, per esempio, cioè dato anche la grande libertà che si ha nel pregare, per esempio, nella Divina Volontà, ecco. Bisogna farlo bene, ecco, quindi io non conosco lei personalmente, evidentemente poi conoscendo una persona, magari in un colloquio di direzione spirituale, insomma, o affini, insomma, bene, senza mancare alla carità e senza mancare alla dolcezza, poi la persona può essere indirizzata, diciamo così, a degli accorgimenti, insomma, delle raccomandazioni di moderazione che gli consentano certamente di poter vivere tutta quanta la bellezza
di un approccio di fede e anche di una certa, chiamiamola così, tra virgolette, anche se la divina volontà non è una spiritualità, però per farci capire, no? Ecco, senza che questo però produca poi delle controindicazioni sullo stato, diciamo così, di salute psicologica globale della persona, no? Buonasera, Don Leonardo. Potrebbe cortesemente spiegarmi la frase di Gesù quando dice: a chi recita l'errore della passione le darò un'anima. Un'anima, non ricordo questa espressione, Marina. Il libro di Cielo sono 36 volumi. Io sto finendo la prima lettura perché sto nella mia lettura personale, ecco, quasi finito la prima lettura, al 33esimo, certamente in seconda lettura. Li ho anche meditati, anche pubblicamente, i primi 16 volumi. Delle ore della passione so che Gesù dice tutto quanto il bene possibile e immaginabile, che ogni singola parola è scritta in paradiso a caratteri d'oro e che chi farà le ore della passione poi se ne renderà conto di tutto quanto il bene che gliene è venuto e che gliene verrà, soprattutto quando poi starà in paradiso. Questa frase in particolare, che forse è anche incompleta, a chi recita della passione le darò un'anima, io momentaneamente in questo istante non la ricordo. Stanom Mascalucia. È giusto pensare di essere indegni ed incapaci anche solo di cominciare a provare a seguire la sua divina volontà. Allora, dipende cosa c'è dietro questa frase, no? Se dietro questa frase, come dire, c'è, come dire, un malinteso senso di umiltà, non è giusto, d'accordo? Perché la divina volontà è dono che Dio ha fatto all'uomo fin da quando l'ha creato. Cioè, Adamo ed Eva lo avevano. La divina volontà, il Signore ce l'ha comunque manifestata in tutta la storia della salvezza, con i 10 comandamenti, col Vangelo, col Nuovo Testamento, e ce l'ha manifestata perché noi la possiamo fare. Non chi dice Signore, Signore, dice Gesù, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. D'accordo? Quindi non è atteggiamento consono dire: ah, ma io non sono neanche degno. Quindi. In questo senso, quindi no. Neanche se uno avesse avuto una vita molto disordinata, dice: ma io no, sono stato talmente tanto grande peccatore, ti pare che adesso mi posso mettere a fare la divina volontà o a vivere la divina volontà? Essere stato peccatore, purché si sia pentito e abbia tagliato col peccato, non è nessun problema. Il problema potrebbe essere, e in questo caso è certamente un sentimento di questo genere potrebbe essere fondato: io sono attualmente un peccatore, non nel senso come lo siamo tutti, come ce lo ricorda sempre anche Papa Francesco, nel senso che i peccati quotidiani, le miserie, le debolezze, insomma, con queste ci staremo a combattere fino a quando campiamo. Ma se io sto nel peccato grave volontariamente, non taglio con dei peccati gravi perché non c'ho tutta sta voglia, perché sì, lo so che so peccati, però in realtà mi piacciono, quindi non è che li voglio tanto eliminare. E allora, se dipende da questo, è certo che uno in coscienza avverte la propria indegnità, perché stare vicini al peccato è, come dire, stare proprio sul fronte opposto, perché il peccato è di fatto, anche se è una battaglia persa, ma è uno scontro frontale contro la divina volontà, perché il peccato è la negazione della divina volontà. È quello che ha fatto Lucifero. Cioè, tu dici di fare A e io faccio B, d'accordo? Quindi ti sfido, non ti servo, non ti voglio. Se dipende da un malinteso senso di indegnità, non va bene. Se dipende dal senso di indegnità dipendente dai peccati passati, anche gravissimi, purché si sia pentiti e ci abbia voglia di tagliare, non è un buon pensiero. Se dipende da una situazione presente di compromesso col peccato, è chiaro che questo è un pensiero, come dire, consono. Però la soluzione non è dire: ah, va bene, allora la divina volontà non è per me. No, ma è di convertirsi dal peccato e cominciarci a vivere. D'accordo, no? Quindi
bisogna fare attenzione a questo. Allora, cioè non posso nemmeno domandargli, continua Melinda Mela, un abbandono cieco e fiducioso. Se qualcuno mi chiede di pregare per lui, come devo muovere nella divina volontà? Se qualcuno mi chiede di pregare per lui, nella divina volontà, come dire, si dice un bel Padre nostro, si dice Signore, in Leonardo, che si possa fare in tutto la tua santa e divina volontà. Questa è la preghiera migliore, questa qui, d'accordo? Noi generalmente nelle preghiere portiamo le nostre richieste, la nostra volontà, d'accordo? Prima anche che ci fossero gli scritti di Luisa, no? Mi ha sempre colpito un episodio di una delle apparizioni di Fatima. Voi sapete che le apparizioni di Fatima avvenivano ad appuntamento programmato, perché la Madonna diceva di andare il 13 del mese, quindi si sapeva che la Madonna sarebbe apparsa il 13 del mese. E questi poveri pastorelli, tutti quanti facevano l'elenco di tutte quante le cose che poi dovevano chiedere alla Madonna, perché insomma questi parlano con la Madonna. Ecco, la stragrande maggioranza delle richieste quali erano? Guarigioni da malattie. Ecco. E una volta la Madonna diede una risposta molto significativa. Dice: di questi malati alcuni li guarirò, altri no, perché devono convertirsi e smetterla di offendere il nostro Signore. Capite? Quindi, per alcuni guarire era volontà di Dio, per altri guarire non era volontà di Dio, perché la salute fisica non è il bene assoluto, perché il bene oggettivo e assoluto della persona è la salute interiore, è la salvezza dell'anima, è lo stato di grazia, d'accordo? Ecco, quindi molte nostre preghiere e richieste molte volte non vengono esaudite, perché? Perché Dio sa che quel dato bene temporale, quasi sempre questi sono quelli che chiediamo, non ci farebbe bene e non ce lo dà se non ci fa bene, capite? Quindi la preghiera migliore, che del resto Gesù ci ha insegnato nel Padre Nostro, perché lo diciamo nel Padre Nostro, è: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Quando qualcuno ci chiede di pregare, se vogliamo fare una bellissima preghiera, un Padre Nostro per quella persona. Per quella persona io chiedo che diventi santo, che in lui venga il regno della divina volontà, che faccia la divina volontà, che abbia tutto quello che è necessario alla vita, il pane quotidiano, che abbia la misericordia di Dio e perdoni coloro che hanno fatto del male contro di lui, che sia forte contro le tentazioni e che sia liberato da ogni male. Che cosa vogliamo chiedere di più? Ecco. L'abbandono cieco e fiducioso è, come dire, il mondo della divina volontà, d'accordo? Perché quando si entra in questo mondo si deve cominciare evidentemente, gradualmente ma anche decisamente, a vivere in stato di abbandono, perché stiamo nelle mani di colui, la divina volontà è una potenza assolutamente infinita, d'accordo? E quando si entra in questo mondo si capisce molto bene che non ti può accadere niente, ma sai che significa niente? Ma proprio niente che non sia per il tuo bene, perché Dio questo non lo permette. Perché quando uno vive nella divina volontà, quella frase bellissima e consolante di San Paolo, che tutto concorre al bene, attenzione, di chi? Di coloro che amano Dio. Quindi coloro che sono messi dentro la volontà di Dio. E questi chiaramente, siccome gli hanno aperto le porte del cuore all'Altissimo, dicono: io sono completamente affidato, la mia vita è la tua, io voglio fare quello che vuoi, quindi difendimi tu, proteggimi tu, aiutami tu. E questo Dio lo fa, perché la volontà umana non fa nessuna resistenza in questo. E quindi non esiste nulla, cioè scusate, parlo per me, d'accordo? Quindi parlo solo per me. Dico al Signore: se mi vuoi mandare il coronavirus, a me, d'accordo? Non a voi, a me. Io sto qui, non c'è nessun problema. Ma non lo dico, cioè, perché sono convinto che se mi facesse passare attraverso questa esperienza, a me, d'accordo? A me. Se avesse così disposto, sarebbe un bene per me. Se mi porta alla tomba, sarebbe un bene per me. Se mi porta ad andare a condividere le esperienze di chi sta soffrendo in ospedale e rendermi conto di cosa significa soffrire, sarebbe un bene per me. Io di questo ne sono convinto, d'accordo?
e spero di esserne convinto, ecco, d'accordo? Quindi, dato che adesso c'è lo spauracchio degli spauracchi, no? Ecco. Questo è proprio l'abbandono. Dice, qual è la cosa più grave che potrebbe succedere adesso? Che mi prende il virus, d'accordo? No, la cosa più grave che mi potrebbe succedere a me è che se uscissi dalla divina volontà, e se facessi qualche brutto peccato, questo è quello che penso per me, d'accordo? Tutto il resto può essere bene o può essere male, insomma, ma è sempre relativo. Bene, qui Marina dà un ringraziamento, grazie a lei che l'ha espresso. Chiara Leonilde dice, farò una domanda generale per consentire di seguire, ok, poi la farà. Vannigio 86, come posso essere sicuro che le mie scelte non siano più fatte con volontà umana? Basta chiamare la divina volontà che venga nei miei passi? No, Vannigio, no, non è così semplice. Ecco, perché la divina volontà evidentemente comporta anche l'esercizio e la pratica, tra l'altro in grado sempre maggiormente perfetto, di tutte le virtù cristiane. Perché la santità, come dire, che già conosciamo, quella che porta le persone ad essere canonizzate, è evidente che fa parte della divina volontà e quindi non può essere bypassata. Quindi, per essere sicuri, attenzione, la sicurezza, noi siamo sempre, speriamo, ci proviamo, confidiamo, conoscendo le disposizioni del nostro cuore, per quanto è possibile, che desideriamo muoverci in. Ecco. Quindi c'è bisogno di tutte quante le virtù, la carità, la fede, la speranza, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza, d'accordo? Vogliamo fare un po' di esempi concreti? Facciamo la cosa più terra a terra, la temperanza. Si mangia per vivere o non si mangia per mangiare? E non si vive per mangiare. Se c'è da fare qualche digiuno lo si fa. Se bevo l'alcol, con moderazione. I piaceri dei sensi dannosi, per esempio il fumo, detto fra me e voi, via. D'accordo? Perché il fumo sicuramente fa male alla salute, quindi va a toccare degli equilibri, quali quelli del mio organismo, che vengono da Dio. La salute è la custodita. D'accordo? La fortezza. Facciamo un pochino di esempi. Come sta la mia pazienza? La pazienza è una parte integrante della fortezza. Come sta la mia capacità di sopportazione dell'avversità della vita, delle persone moleste, delle fatiche del lavoro? Le prime cose. La prudenza. Prima, cioè, lo stolto dice quello che pensa, il saggio pensa a quello che dice. Ecco, già se uno facesse questo, d'accordo? Quindi lo spirito di riflessione, la ponderatezza, prima di fare una cosa, prima di prendere una scelta, prima di scrivere un commento a un post, facciamo dato che stiamo sulle cose, no? Prima di sparare a zero, riflettere, pensare, questa è la prudenza. Poi ce ne sono miliardi di sfaccettature. La giustizia, la giustizia, dare a ciascuno il suo. Per esempio, rispettare tutto e tutti. Posso io mandare a quel paese qualcuno e poi dico, vieni divina volontà nei miei passi? Dico, sì, posso pure dirlo, vieni divina volontà nei miei passi, ma non posso mandare a quel paese qualcuno, né insultarlo, né essere volgare, eccetera, eccetera, no? Poi la fede, la speranza, la carità e come mi interfaccio con le circostanze della vita, perché Dio ci parla attraverso quello che ci succede quotidianamente, ci cambia le carte in regola, e ci scombussola un piano, ci mette dinanzi una prova come quella da adesso. Come sto reagendo a questa prova di adesso?
faccio il diavolo a quattro, sto terrorizzato e angosciato che mi viene il virus pure a me o che viene alle persone vicine, oppure sto imbestialito perché non mi posso muovere, non posso uscire, ce l'ho a morte coi vescovi, come dice qualcuno, ah, delinquenti, hanno chiuso le chiese, sono atei, sono miscredenti, che razza di chiesa è mai questa? Quindi c'è qualcuno che in giro si sentono queste cose qui, no? Sono reazioni queste qui, secondo voi, da divina volontà? Cioè, noi seguiamo colui che è stato obbediente fino alla morte, la morte di croce, no? Oggi ci sono molti problemi con le autorità della Chiesa, d'accordo? Perché tutti si sentono legittimati a sparare a zero. Allora, prima si comincia da poco, si comincia a insegnare al parroco a fare il parroco, d'accordo? Aspetta. Prima ancora si comincia a insegnare al prete a fare il prete, poi al parroco a fare il parroco, poi al vescovo a fare il vescovo e pure al papa a fare il papa. D'accordo? Oggi si fa di tutto, d'accordo? Questo, cioè, uno si può fare una risata, insomma, nel senso che qui stiamo in un contesto leggero, però poi quando si tratta di cose serie, so cose serie, uè. La Chiesa c'è una Costituzione gerarchica fatta in un certo modo, le autorità della Chiesa vanno rispettate, d'accordo? Riverite da un punto di vista oggettivo e obbedite tutte, ciascuna nel proprio grado, con tutta la fatica che questo comporta, non perché siano simpatici o antipatici o perché mi piace tutto quello che comandano, ma semplicemente perché hanno da Dio l'autorità di comandare. E io devo obbedire. E questa è la volontà di Dio, che si sicura al 100%. Questo lo hanno insegnato tutti quanti i santi. Quando si esce da questo, si entra in campi minati, d'accordo? Ecco, quindi, Vanigio, se poi ascolta bene anche le meditazioni, soprattutto sui primi 10 volumi, io le ho raccolte in un podcast, si chiama Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, perché per 10 anni, insomma, nostro Signore ha preparato anche Luisa, no? Cioè, che cosa? Facendogli la scuola della santità ordinaria. Perché questa è la santità delle santità. Ma la santità delle santità, tutte le altre santità le comprende in sé. D'accordo? Quindi sarebbe ridicolo, sarebbe, no? Pensare, io questo tante volte lo dicevo nelle meditazioni dei primi 10 volumi. Dico, viene divina volontà, adesso tra poco non tanto. Quando vado a dormire, dice, viene divina volontà nel mio dormire, questo bisogna dirlo, per carità, perché si dorme, si divinizza il sonno. E Gesù dice bellissimo, dice quando ci fondiamo con la divina volontà prima di dormire, portiamo il riposo della divina volontà a tutti gli uomini di tutti i tempi. Bellissima cosa. Ecco. Sì, certamente però si spera che durante la giornata non ho fatto un cimitero, insomma, totale, insomma, no? Che ho bestemmiato contro il Papa, ho mandato a quel paese mezzo mondo, ho perso la pazienza, sono stato superbo, arrogante, eccetera, eccetera, e poi prima di dormire dico vieni di volontà prima di dormire. Ci capiamo, no? Ecco, va bene. Nella divina volontà non bisogna pregare per se stessi, nemmeno per chiedere aiuto spirituale, perché l'aiuto è già a disposizione. Quindi la preghiera deve essere solo universale. E cara Leonilde, io ho già accennato che da quello che mi è parso di capire, allora, io non sono l'unica persona che si occupa di questa cosa. Non mi ritengo neanche il più competente, né il più bravo, né il più esperto. Sono un povero prete che quando ha conosciuto queste cose ha capito che ci si trovava dinanzi a qualcosa di grande. Quindi mi ci sono messo dentro, d'accordo? E sollecitato da persone che già mi conoscevano come sacerdote, insomma, e che, con cui avevo condiviso queste cose, mi hanno detto, allora, questa cosa qui la devi. Facci la cortesia di viverla condividendola e io l'ho condivisa, quindi non, è nato così, d'accordo? E continua così, d'accordo? È semplicemente una condivisione di un bene spirituale. Ripeto, queste cose, queste posizioni così apodittiche, categoriche, non bisogna pregare nemmeno per se stessi. Nemmeno per chiedere l'aiuto spirituale, eccetera, eccetera, perché allora, se uno arriva, come dire, a maturare, come dire, una certa perfezione anche nella preghiera e quindi comincia poi a interiorizzare questo, va bene. Ecco. Però anche la vita nella Divina Volontà
questo Giorgio ne parla tante volte, conosce dei gradi progressivi di maturazione e di crescita, d'accordo? È chiaro che, allora, Gesù per che cosa pregava? Per che cosa agiva? Quali erano le sue intenzioni? La massima gloria di Dio, la salvezza delle anime, la riparazione dei peccati e l'avvento del regno della divina volontà. Basta. D'accordo? Quindi c'è una perfezione, d'accordo, a cui possiamo tendere, ecco. D'accordo? E c'è anche un certo margine, diciamo così, di libertà entro cui ci si può muovere. D'accordo? È chiaro che la persona che comprende il dono della divina volontà, la sua prima preghiera sarà: venga e scenda la divina volontà sulla terra, venga e scenda, perché ha capito che quella è la soluzione di tutti quanti i problemi possibili e immaginabili, perché tutti i mali vengono dalla nostra volontà, tutti, nessuno escluso. D'accordo? Per cui una delle più belle preghiere, Adveniat Regnum Tuum, Adveniat Regnum Mariae, ecco, è da moltiplicare più che si può, a mio avviso, insomma, no? Bene. Allora, Melinda Mela, cerco di concentrare di nuovo, non dobbiamo pregare per noi, mi pare di capire mai, in nessun caso, nemmeno per chiedere un abbandono cieco e fiducioso. Ma certo che possiamo chiedere un abbandono cieco e fiducioso, no? Teniamo presente che il Padre nostro è preghiera universale, d'accordo? Ma è preghiera universale. Allora, io non dico Padre degli altri che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dai agli altri il loro pane quotidiano, a me no, d'accordo? Dico dacci, d'accordo? Certamente è una preghiera universale, come dire, in questo senso, no? Io non mi irrigidirei troppo in questo, d'accordo? Perché si deve maturare questa cosa qua. Non deve essere, come dire, un'imposizione dall'alto. Ah, non posso pregare per me, non posso pregare per nessuno. Quando avrai maturato, che se tu dici alla Madonna, si compiano in tutto, sempre e solo le tue intenzioni. Non esiste preghiera più perfetta con questo, ti arriveranno a te tutti i beni di questo mondo possibili e immaginabili, a tutti, d'accordo? Però questo, a mio avviso, non deve essere, come dire, un'imposizione che tu te l'avverti come una cappa dall'alto e dici: no, adesso vorrei fare una preghiera per me, ma non lo posso fare una preghiera per me perché devo dire per forza se faccio l'intenzione della Madonna. Quando ci arriverai, quando lo comprenderai, quando lo interiorizzerai, vedrai che la preghiera si perfezionerà, si semplificherà e diventerà così. Nel frattempo, prega come vuoi. Ecco. Serri liberti, si può compiere il cosiddetto atto eroico nella divina volontà. Tutti gli atti di virtù sono evidentemente compibili nella divina volontà, certamente ancora di più il cosiddetto atto eroico. È lecito nella fusione mettere un ti amo a Dio anche nei semplici oggetti che ci circondano. Certamente che è lecito, perché gli oggetti che mi circondano, adesso non so quello che si vede dentro questa stanza, per esempio qui dietro c'è una piccola scrivanietta con una tovaglietta. Quella tovaglietta è fatta di atomi, d'accordo? Quei materiali che fanno quella tovaglietta, che sono figli di non so quale sostanza. Quelle sostanze di cui sono fatte quei figli e quegli atomi, non li ho fatti io, d'accordo? E non li ha fatti neanche la fabbrica tessile che ha realizzato quella tovaglietta, no? Ma sono rielaborazioni di sostanze che sono fatte da nostro Signore. Quindi la divina volontà c'è in quella tovaglietta, anche per il fatto che quella tovaglietta è ancora adesso custodita nell'essere, d'accordo? E quindi, va bene. Ringrazio dei ringraziamenti, ringraziamo sempre anzitutto il nostro Signore e non i suoi poveri inutili strumenti. Buonasera, Donato, ma perché per confessarmi andare per forza dal confessore? Non posso andare davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia ed è presente Gesù. Non è meglio?
Gianluca, questa è un'altra domanda che non c'entra molto con la divina volontà. Non è meglio perché Gesù non ha detto questo, come sentirà la domenica dopo Pasqua. La sera di Pasqua Gesù è apparso agli apostoli e ha detto: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Nessuno di noi è più grande di nostro Signore, per cui questo è un sacramento che ha istituito Lui, e se lo ha istituito io non posso affatto confessarmi davanti al Santissimo Sacramento né davanti a Gesù, tranne in questo periodo, d'accordo? Perché ci sono circostanze di forza maggiore, ma quando questo periodo sarà finito ci si torna a confessare da coloro a cui il Signore ha dato il potere di rimettere i peccati, altrimenti i peccati non sono rimessi se non si usano quegli strumenti. Perché questa è la volontà di Gesù. Allora, ci sono ancora domande. Allora, le confessioni tramite internet non si possono fare per nessun motivo, perché sono proibite. Una messa si può vedere anche in televisione e certamente in circostanza straordinaria può valere, ma la confessione ha una disciplina, quella del sigillo sacramentale soprattutto, che è assolutamente inviolabile e che non può in nessun modo, per nessun motivo essere messa a rischio. E quindi non c'è altra soluzione che la confessione con contatto diretto tramite il confessore. Rosanna Finito chiede: buonasera, in un momento come questo di penitenza e preghiera è possibile avere il cuore pieno di gioia? Il Signore può fare grazie di questo tipo, è divina volontà anche questo. Ma la penitenza e la preghiera è gioia, d'accordo? La gioia si trova se noi stiamo in quello che Dio vuole, che si faccia penitenza e che si preghi, purché certamente lo si faccia in maniera, torniamo al discorso che abbiamo accennato prima, quindi in maniera sana, santa, discreta ed equilibrata, è volontà di Dio. Quindi la divina volontà è, in tutte le sue manifestazioni, gioia, pace, amore, eccetera. Vediamo, forse è tempo di rispondere a un'altra domanda. Nicola Chippo: buonasera, quando la divina volontà verrà a regnare, tutte le persone della terra saranno cristiane e facenti la divina volontà? Ci saranno fedeli che non la faranno, gli atei? Quindi, Nicola, tutte queste domande non è opportuno farle perché non abbiamo le risposte e appaiono come domande allo stato attuale di curiosità. Quindi stiamo a quello che Gesù ha detto e il resto lo vedrà chi ci arriva. Se prima di confessarci si fonde con la divina volontà, questo ci potrebbe aiutare a fare una buona confessione? Certamente sì, ma questo non sostituisce gli atti che dobbiamo fare noi, cioè l'esame di coscienza, la contrizione, il pentimento dei peccati e l'accusa integra. Quindi, senza pensare che questo sostituisca i nostri atti, certamente questo ci aiuterà e molto. Scorro ancora un pochino. Buonasera, Don Ordo, da quale parte cominciare per iniziare il cammino della divina volontà? Allora, leggere i libri di cielo e, se si permette un pochino di pubblicità, il contributo che ho dato io, il ciclo di catechesi, il dono della divina volontà. Si sta sia su YouTube, su iTunes, sul mio sito web in podcast, che dà una visione, diciamo così, panoramica di quello che è questo mondo. Ci dobbiamo salutare, alla prossima settimana. Ave Maria.